Il sistema giolittiano. Tra il 1901 e il 1909 Giovanni Giolitti fu il grande arbitro della vita politica italiana, come prima di lui lo erano stati Agostino De Pretis e Camillo Cavour. Camillo Benso, conte di Cavour. Eminenza grigia e uomo di punta del ministero Zanardelli. Egli assunse la carica di presidente del Consiglio nel novembre 1903 e la conservò fino al dicembre 1909. Con una interruzione tra il marzo 1905 e il maggio 1906, nel corso della quale si succedettero un breve ministero presieduto dal Fortis, che era peraltro un luogotenente di Giolitti, e un brevissimo ministero Sonnino, il leader dell'opposizione parlamentare, da un buon politico navigato e sperimentato quale egli era. Giolitti non difettava certo di empirismo e anche di opportunismo. La sua disinvoltura nel manipolare la maggioranza parlamentare, nell'accaparrarsi con mezzi leciti e meno leciti i voti di quei deputati che erano disposti a barattare in cambio di favori al loro collegio, i cosiddetti ascari, e l'appoggio delle clientele politiche meridionali, la sua spregiudicatezza infine nel predeterminare il risultato delle elezioni, specie nelle circoscrizioni del Mezzogiorno, gli valsero l'accusa di trasformismo e Gaetano Salvemini, uno dei più battaglieri rappresentanti del radicalismo meridionalista, coniò per lui l'epiteto il ministro della malavita. In realtà Giolitti non faceva nulla di più e forse qualcosa di meno di quello che avevano fatto tutti i suoi predecessori. A differenza di molti di essi, egli possedeva però delle convinzioni politiche generali molto salde e non smarriva mai nelle tortuosità della cronaca politica quotidiana il senso dell'orientamento generale, né confondeva mai la tattica con la strategia. Uno dei punti fermi delle sue convinzioni politiche era, come si è visto, l'avversione a ogni politica.